Sì, ha giocato specialmente dalla mia parte a Rovigo, però dai, ci siamo comportati bene io e il capitano Lucarello. Cioè abbiamo cercato di Contenerlo esatto, di quanto più contenerlo, di possa. arginarlo. Il meglio che potevamo, ce l'abbiamo fatta. Secondo tempo un po' meno, però ci sta. Che differenza fa un ragazzo della tua età fare un campionato primavera e fare un campionato Serie D? Ci saranno dei pro e dei contro probabilmente, anche se magari la primavera tante volte la fai in società un certo blasone, un certo spessore, che in Serie D non sempre capita. A te è capitato anche in Serie D, ma non a tutti. No, dalla primavera alla Serie D cambia che in primavera gli allenatori sono più votati, diciamo, alla crescita della squadra e anche dei singoli, mentre fra i grandi conta più che altro il risultato. Quindi devi saper crescere un po' per conto tuo, diciamo. Sì, devi abituarti, devi crescere, però si C'è anche però più lotta sul piano fisico sta bene. e più lotta sul piano tecnico-tattico, nel senso che affrontando sempre o spesso dei marchioni, gente anche fisicamente già strutturata rispetto ad altri magari avversari in primavera che ancora non lo sono, sicuramente gli stimoli sono diversi. Sì, sotto il piano fisico è sicuramente diverso, sotto il piano tecnico non lo so perché in Premier ci sono giocatori di qualità che vanno a giocare in Serie B e in Serie A. Fatti Vedi parlare anche lui. Puskas dell'Inter l'anno scorso, però sotto il piano fisico sì, sicuramente è diverso. Senti, prima Paolo diceva un campionato già vinto sostanzialmente. Ecco, si ha sempre impressione guardando le partite che l'avversario del Parma possa essere solamente il Parma, come vi è successo anche domenica. Cos'è che vi è capitato? Un calo fisico, un calo di concentrazione? Perché riaprire quella partita francamente era difficile. No, io penso che noi secondo tempo siamo andati bene, come nel primo tempo, solo che poi c'è stato quell'episodio del rigore che francamente poteva anche non darlo perché Lollo si è alzato un braccio, però era da solo in area, non c'era nessuno. Secondo me, diciamo, l'hanno un po' riaperto perché noi alla fine stavamo facendo il nostro, stavamo giocando bene. Dopo è capitato quel secondo gol, ci siamo un attimo spaventati, però per fortuna è andato per il meglio. Invece dell'avversario di domenica, l'avete già cominciato a studiare, immagino. Cosa ci puoi dire? Che squadra è? No, sappiamo che giocano sul sintetico, infatti ieri abbiamo fatto allenamento per abituarci un attimo al sintetico e niente di più, adesso dovremo guardare qualche immagine, penso, venerdì, diciamo. Ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Il fatto che voi vi siate laureati campioni d'inverno con 2 giornate d'anticipo, cosa vuol dire? È solamente una statistica che non fa testo oppure vi ha dato un po' di forza, un po' di consapevolezza in più? Sicuramente la consapevolezza ce n'è data, però campione d'inverno, cioè, non conta niente perché alla fine, cioè, bisogna vincere alla fine. Sei così. Ho dimenticato una domanda di Gossip, ma sto scherzando.